Maria a tutti, carissimi amici e amiche, ben ritrovati su una nuova puntata di Don Leonardo risponde. Vedo già diverse domande. Ho atteso un po' anche per consentire a un maggior numero di persone di collegarsi in diretta. Cominciamo subito le risposte. Liliana Sav I scrive: Buonasera padre, è vero che la frazione del pane non può essere distribuita ai fedeli e che va consumata solo dal celebrante? Sarebbe peccato consumarle da parte del fedele, grazie. La domanda non è molto chiara. Se intende parte dell'ostia consacrata, che io sappia, non c'è assolutamente nulla di male che una parte di essa sia consumata dal celebrante. Non sono un liturgista, ma non che io sappia, non è peccato assolutamente, insomma, non credo che sia. Quindi, a quanto ne so, non c'è assolutamente nulla di cui rammaricarsi, almeno per quanto riguarda la messa in Novus Ordo. Poi, se anticamente c'erano delle diverse disposizioni, non ne ho idea, e sinceramente, io questa cosa non l'ho mai sentita. Per cui, se fossi ignorante, chiedo perdono, ma io non ci vedrei assolutamente nulla di male. Fra Franci 65, buonasera padre, perché i gruppi di rinnovamento carismatico pregano il Signore gridando lodi con insistenza di continuo, senza stancarsi mai, facendo anche tanto chiasso di rispetto, ma non li capi. Sco, probabilmente ci manca. Fra Franci, nei confronti del prossimo bisogna avere rispetto anche di quello che non si comprende, anche di quello che non si condivide. Ognuno di noi ha il diritto di avere, come dire, la propria personale spiritualità, le proprie forme di preghiera più o meno consone. Nessuno è obbligato a far parte del rinnovamento carismatico se non gradisce o non si trova bene con quel tipo di preghiera. Se questi gruppi esistono nella Chiesa e qualcuno ci si trova bene e hanno la possibilità di essere, di esercitare la loro, come dire, particolare, peculiare forma di accostarsi al Signore in questo modo, bisogna tranquillamente rispettare il prossimo. Se c'è qualcosa che non dovesse andare, è compito di vigilare e di prendere opportuni provvedimenti in merito, fa parte, spetta all'autorità ecclesiastica, quindi non spetta certamente a noi. Matteo Chimenti 51 scrive: Buonasera padre, quante volte al giorno si può fare la comunione? Fare la comunione bisogna essere sempre assolutamente grazie a Dio, se no la comunione non si può fare neanche una volta al giorno, questa è la prima cosa. Detto questo, la comunione si può fare anche quotidianamente. La Chiesa consente di farla 2 volte al giorno qualora si ascoltino 2 messe dall'inizio alla fine. Ovviamente anche su questo occorre che il fedele faccia, come sempre, un discernimento in coscienza. Ecco perché, insomma, una comunione al giorno, a mio modestissimo avviso, basta e avanza, insomma, per diventare santi. Ecco, quindi quello che è consentito non è detto che sia obbligatorio, però le norme attuali della Chiesa dicono che la seconda comunione è consentita purché si partecipi alla messa dall'inizio alla fine. Rosario Scapolatiello chiede: se ci si trovasse al capezzale di un nostro amico, collega o conoscente non battezzato, sarebbe lecito per il suo bene battezzarlo di propria iniziativa? Ma assolutamente no. Il battesimo specialmente di un adulto non è assolutamente possibile se non c'è il consenso da parte dell'adulto e la fede da parte dell'adulto. Non è possibile neanche battezzare un bambino senza il consenso dei genitori, entrambi i genitori, e senza che ci siano un padrino o una madrina o un padrino o una madrina che professino la fede sostituendosi in maniera vicaria al battezzando. Quindi non c'è niente che possa andare assolutamente, in nessun modo, ecco, è possibile, come dire, violentare o bypassare la libertà di una persona. Quindi assolutamente, specialmente di una persona adulta, quindi non si può fare questa cosa qui. E Arcturus Goldrake scrive: Padre, buonasera padre, cosa vuol dire esattamente nel credo? Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero.
Nel Credo queste cose furono introdotte dal concilio di Nicea-Costantinopoli per combattere l'eresia ariana, che diceva che il Gesù Cristo, cioè il Verbo eterno del Padre fatto uomo, non era Dio come il Padre, ma era una sorta di un Dio minore, come dal titolo di un celebre film della fine che erano gli anni 80, credo, si chiamava Figli di un Dio minore, ecco. E che non era quindi veramente la luce sempiterna come lo era il Padre, e che non era vero Dio, ma lo era, ecco, era una sorta di super creatura, di super demiurgo, ma non Dio come il Padre, coeterno col Padre, consustanziale al Padre, come poi il Credo aggiunge. Quindi queste espressioni furono introdotte dal Concilio di Nicea-Costantinopoli. Scusate, per affermare risolutamente, nettamente e senza possibilità di dubbio alcuno la vera divinità di Gesù Cristo, che in tutto e per tutto, come del resto anche lo Spirito Santo, uguale al Padre. Nella Trinità non c'è né un più grande né un più piccolo, né un maggiore né un minore, né un prima né un dopo, ma le tre persone divine sono perfettamente identiche, uguali, ugualmente partecipi della natura divina, ugualmente onnipotenti, onniscienti, onniveggenti, con tutti gli attributi che spettano alla divinità, che spettano a ciascuna delle tre e a tutte e tre considerate unitamente nell'unità della natura. Felice Papalia chiede: buonasera Donardo, volevo chiedere se l'incursione di un corpo dopo la morte può essere sinonimo di santità in vita. Evidentemente, ordinariamente sì, e perché i corpi incorrotti che noi conosciamo sono tutti quanti corpi di anime, di persone che poi sono quasi tutti santi. Insomma, io conosco Santa Bernadette Subirù, c'è Santa Margherita, no, Santa Caterina da Bologna, tra i casi più noti, credo che anche il Santo Padre Giovanni XXIII abbia il corpo incorrotto. Quindi, ordinariamente è certamente un attestato che acclara in qualche modo la santità. Non so se da un punto di vista canonico, qui ci vogliono i canonisti, dovrebbe rispondere il mio amico, qualche mio amico canonista, se questa cosa entri dentro le cose che vengono considerate in un processo di canonizzazione. A quanto ne so, non credo, ecco, però certamente non è un segno negativo, ma è un segno che depone in positivo circa la persona che riceve quel dono. Iole Rossi 69 chiede: buonasera Don Leonardo, voglio chiedere se per pregare i defunti è meglio pregare dove sono sepolti. Inoltre volevo sapere se con l'indulgenza plenaria le anime del purgatorio vengono liberate. Allora, la preghiera può essere fatta dovunque. Certamente la preghiera fatta al cimitero è uno dei motivi, insomma, per cui i corpi dei nostri cari defunti vengono inumati e non cremati, perché noi dovremmo essere ancora un pochino cristiani cattolici, insomma, e non fare nostre per modo o per altre motivazioni usanze pagane, anche se nell'attuale disciplina certe condizioni sono tollerate e consentite dalla Chiesa, mai però raccomandate o consigliate, è appunto di consentire di pregare per i defunti. È possibile devotamente credere che una preghiera, così come una messa celebrata sulla tomba di un defunto, possa avere una particolare efficacia sull'anima del defunto. Poi, come e quanto queste cose avvengano, io sinceramente, non avendo nessun superpotere, né essendo così intimo, insomma, nei segreti dell'Altissimo, non so dirlo, insomma, no. Lo si può, credo, come dire, devotamente sperare. Per quanto riguarda le indulgenze plenarie, certamente l'indulgenza plenaria non è che svuota il purgatorio, d'accordo? L'indulgenza plenaria, l'indulgenza plenaria ovviamente si applica per un'anima del purgatorio, e da un punto di vista oggettivo, ecco, un'indulgenza plenaria, certamente se è plenaria, rimette tutta quanta la pena dovuta per il peccato e quindi libera l'anima del purgatorio. Solo che, come sempre accade, noi non possiamo essere certi che
delle circostanze soggettive. Quindi la persona che offre l'indulgenza plenaria all'anima del purgatorio, siamo sicuri che ha ricevuto quell'indulgenza come plenaria, cioè ha adempiuto bene tutte le condizioni e soprattutto c'è quello che la Chiesa chiede, che pochi fanno attenzione, il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale, che è una cosa insomma abbastanza seria, altrimenti non si prende nessuna indulgenza plenaria, né per sé né per gli altri. D'accordo? Quindi voglio vedere chi c'ha, cioè per carità può esistere, ma non è una cosa da dare per scontato. Non si può neanche escludere che un'anima che si trovi magari in purgatorio, magari una fatta molto molto grosse, la volontà di Dio non abbia l'intenzione di fargli percepire, almeno nel momento subito, un'indulgenza plenaria come plenaria. Quindi questo per dire che anche se io avessi offerto, come dire, un'indulgenza plenaria per l'anima di mia nonna, allora da un punto di vista oggettivo, io devo credere che se è tutto a posto in me e in lei, quell'anima sta in paradiso, ma devo anche, come dire, umilmente sottostare al fatto che potrebbe non essere tutto a posto in me e in lei, e quindi posso tranquillamente reiterare un'ulteriore pratica che la vada a suffragare con un'ulteriore indulgenza plenaria, insomma, no? Quindi spero di essere stato chiaro. E il gatto io dice: brevemente mi può ricordare perché nella preghiera alla Signora di tutti i popoli è stata tolta la frase che una volta era Maria? Ha spiegato nelle sue catechesi, ma non ricordo più il motivo ora, grazie. Non ricordo neanche io bene il motivo. Ecco, so che la congregazione della dottrina della fede, credo che siano stati loro, insomma, a suo tempo, siccome la Madonna voleva che quella preghiera fosse pubblicamente approvata dalla Chiesa, e ritenne, diciamo, l'espressione che una volta era Maria, come dire, ambigua. Quindi dice: che significa che una volta era Maria, che adesso non è più Maria? È chiaro che evidentemente la Madonna nella sua intenzione voleva, come dire, far comprendere, essendo la preghiera alla Signora di tutti i popoli, che il suo essere la Signora di tutti i popoli, cioè sovraesaltata, seconda solo a Cristo, al di sopra di tutte quante le creature, era conseguenza della sua immenso abbassamento e umiltà nella vita terrena, perché nella vita terrena certamente la Madonna non era riverita e venerata da tutti come la più grande delle creature esistente, ma era semplicemente una donna di nome Maria. La Santa Sede ha ritenuto opportuno fare questa modifica, è chiaro che chi l'ha fatta si prende la responsabilità, insomma, come dire, di fare due chiacchiere con la Madonna e vedere se è tutto ok. Noi chiaramente dobbiamo stare a quello che la disciplina della Chiesa e i comandi, insomma, anche della Chiesa ci dicono, e stop e basta. Rosario Scapolatiello chiede: esiste una tecnica specifica per stare inginocchiati in preghiera il più a lungo possibile? Tecnica specifica, insomma, non la conosco, insomma. Quindi lo stare in ginocchio, insomma, sì, è una sorta di ginnastica santa, quindi bisognerebbe vedere se esistono i personal trainer che fanno scuola di queste cose. Così ci si abitua a stare in ginocchio semplicemente stando in ginocchio, quindi se uno sente come dire, il desiderio, la devozione di sostare a lungo in ginocchio, cosa che io mi sento di incoraggiare, dato che oggi in molti non lo fanno per niente, quindi questo ripara anche l'assenza, diciamo così, di spirito di adorazione di molti. Ci si abitua a stare a lungo in ginocchio, stando in ginocchio, quindi esercitandosi come in tutte le cose con la pratica. È chiaro, uno non è mai stato in ginocchio, dopo 5 minuti, 10 minuti massimo di stare in ginocchio, gli si spacca la schiena e gli si spezzano le ginocchia, quindi dall'oggi al domani non riuscirà a fare come Santa Margherita Maria la Coque, che nella cui biografia si legge che una volta passò una notte intera in preghiera, immobile, inginocchiata sul banco, con i gomiti poggiati sul banco e le mani giunte senza muoversi, stando in ginocchio tutta la notte, insomma. Quindi questo certamente anche su queste cose non si improvvisa dall'oggi al domani, quindi ci vuole parecchio allenamento, ecco, per giungere a
a farsi una notte intera in ginocchio. Bene, Matteo Manza dice: durante la confessione fatta per ottenere l'indulgenza vengono confessati anche i peccati già perdonati in altre confessioni precedenti. Anche questa domanda è un po' non molto chiara, insomma. Se ci sono peccati non confessati, certamente vanno confessati. Riconfessare i peccati già confessati non è assolutamente richiesto per prendere un'indulgenza. Prendere un'indulgenza è richiesta che sia fatta bene, come sempre deve essere fatta, la confessione sacramentale. Farla bene significa accusare bene, per specie, numero e circostanze, i peccati mortali di cui si è consapevoli e con la calda raccomandazione di confessare anche i peccati veniali, per i quali insomma non è strettamente necessario, diciamo, una tale precisione e oculatezza, insomma, come per quelli gravi, stante le norme e le indicazioni date dalla disciplina della Chiesa. Smith Stingari: buonasera ai bambini che vengono educati nella fede e che magari da adulti decideranno di allontanarsi dalla Chiesa, subiranno un giudizio più severo di coloro a cui non è stato insegnato nulla. Questo non... I giudizi di da nostro Signore, Smith Stingari. Noi non possiamo dare nessun tipo di giudizio perché dipende dal motivo per cui si allontanano dalla Chiesa, dipende da come sono stati educati, se sono stati ben educati o magari pur avendo ricevuto un'educazione sono stati scandalizzati da qualche comportamento o in casa o da parte della comunità ecclesiale. Gesù ha detto: non giudicate mai nessuno e per nessun motivo, e nemmeno noi stessi possiamo giudicare, insomma. Quindi sappiamo, Gesù dice nel Vangelo genericamente, ma questo non ci autorizza, diciamo così, ad applicarlo personalmente a nessuno, che a chi molto fu dato molto sarà chiesto e a chi fu affidato molto sarà chiesto molto di più. È chiaro che a parità di condizioni, se si è ricevuta una buona educazione cristiana, quindi senza scandali di nessun tipo, e quindi poi consapevolmente, volontariamente si è rinnegata l'educazione ricevuta, e si combinano un sacco di guai, è chiaro che a parità di condizioni con una persona che non avesse ricevuto altrettanto, è evidente che la condizione di quella coscienza è più grave. Però non possiamo conoscere e non possiamo adeguatamente valutare le circostanze. Ecco perché il giudizio su ogni persona spetta a Dio solo. Noi possiamo soltanto valutare, questo dobbiamo farlo, giudicare oggettivamente fatti e situazioni, ecco, non però le singole persone. Vittoria Moris: l'insegnamento bimillenario della Chiesa è stato sempre incentrato su di una netta distinzione tra cattolici ed eretici e pagani. Basti pensare a Sant'Atanasio dell'eresia ariana. Ora cosa è cambiato? Che io sappia assolutamente nulla, d'accordo? È cambiato semplicemente una, come dire, una moderazione un pochino dei toni, ecco, quindi di non lo stile, diciamo così, inaugurato dalla volontà anche del beato Papa, ora santo, Giovanni XXIII, proprio in sede di convocazione del Concilio, era una, come dire, una moderazione dei toni, ecco, quindi, ma non della sostanza, ecco. Per cui i toni è bene moderarli sempre in nome della carità, è bene evitare giudizi sprezzanti, apodittici, ma San Giovanni XXIII diceva che bisogna distinguere la verità dall'errore, ecco, ma distinguere anche l'errore dall'errante, ecco. Quindi un conto è dire a una persona: tu sei un eretico; un conto è dire a una persona: guarda, figlio mio, può essere che non ti rendi conto, ma quello che tu dici è oggettivamente un'eresia. Non è la stessa cosa, anche se evidentemente si è detto un'eresia, con un'eresia rimane, insomma, no? Quindi non è cambiato assolutamente nulla sotto questo punto di vista, insomma. Quindi esiste tuttora adesso il bene e il male, esiste il vero e il falso, esistono le teorie, le dottrine ortodosse, ed esistono le dottrine eterodosse, insomma, no?
qualche tempo fa qualcuno ha ricianciato, insomma, che il diavolo sarebbe, non esiste, ma il male è un concetto astratto, se la memoria non mi inganna, è stato il Papa stesso, insomma, a intervenire, che, insomma, Papa Francesco è il più grande citatore del diavolo degli ultimi papi, insomma, degli ultimi tempi, a dire che questa è una stupidaggine, che il diavolo è un essere personale, che non si può, come dire, intendere il male come un'entità astratta, così come recentemente è stato parlato in maniera molto chiara, sia in termini riguardo l'aborto, riguardo l'eutanasia, insomma, che sono delle cose che sono assolutamente inaccettabili da un punto di vista morale. Quindi, certamente i toni sono un pochino più moderati, quindi non c'è un clima belligerante. Questo c'è chi può piacere, c'è chi può non piacere, però non cambia assolutamente la sostanza delle cose, cambia semplicemente la modalità e la forma con cui vengono espresse. John Luke dice: Ave Maria, Padre, la recita del confito durante la messa è sempre obbligatoria. In molte messe a cui assisto, il celebrante passa direttamente al Kyrie, grazie. Allora, non è strettamente obbligatorio perché nel Missale romano di San Paolo VI, perché anche lui è stato canonizzato, ci sono varie modalità di espressione dell'atto penitenziale, c'è cioè quella, la prima che è il confiteor, ma poi ci sono anche altre formule, c'è la triplice invocazione, Signore che... Adesso non mi ricordo che hai mandato il tuo figlio, abbi pietà di noi, abbi pietà, Signore pietà, Signore Cristo pietà, Signore pietà. C'è anche la formula: pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato, mostri, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Quindi ci sono, e anche nella compieta nuova, sapete che la compieta è preceduta sempre da un breve esame di coscienza e dall'atto penitenziale, si può dire appunto il confiteor o una delle formule alternative all'atto penitenziale, che sono le stesse di quelle che si possono dire durante la Santa Messa. Quindi niente di cui stupirsi, perché nel Messale queste cose sono previste. Jan Torner Ernesto dovrebbe essere. Don Leonardo, buonasera, baciare lo scapolare si guadagna 500 giorni di indulgenza, ma anche baciare la medaglia scapolare. Poi è meglio portare la medaglia o lo scapolare, grazie. No, io non sono un esperto di queste cose. Baciare lo scapolare è gesto molto gradito alla Madonna e, se non ricordo male, però non ne ho la certezza che stia nel nuovo Inquiridione delle Indulgenze, perché io purtroppo non sono un computer ambulante, abbiate pazienza, dovrebbe essere il bacio agli oggetti sacri. E agli oggetti di devozione dovrebbe rientrare tra quelle concessioni generali che sono atti per cui, per il fatto stesso di compiere un'indulgenza parziale. La scelta che la Chiesa ha fatto nella nuova disciplina dell'indulgenza è di non contare giorni, anni, mesi o cose di questo genere, ma solo distinguere le indulgenze in plenarie e parziali. Quindi questi 500 giorni, se derivano da qualche antica concessione, si sappiano, insomma, che oggi si preferisce parlare di indulgenza plenaria o parziale. Poi lo scapolare è lo scapolare. Io lo so che girano le medagliette o cose di questo genere, qui bisogna parlare con i carmelitani, che sono i custodi, insomma, di questa particolare devozione consegnata attraverso i carmelitani dalla Chiesa alla Madonna, e vedere che cosa le norme oggi prevedono. Io sono sempre del parere che lo scapolare deve essere lo scapolare, quindi lo scapolare fatto così come è stato dato dalla Madonna, con quei due pezzettini di lana uniti da due strisce, che sono un'espressione, insomma, piccola dell'abitino e dello scapolare grande che portano i carmelitani, non solo loro, e gli ordini devoti della Madonna, come soprabito che copre il davanti e il di dietro dell'abito, scendendo giù come una sorta di manto a doppia facciata, insomma, anteriore e posteriore. Adoro te, fonte di vita. Buona santa serata a tutti. Padre, come mai gli scritti di Maria del Torto non sono stati riconosciuti dalla Chiesa? Sono stati riconosciuti dalla Chiesa perché Maria Valtorta non è neanche serva di Dio, quindi non è ancora
Nessuno ha ancora promosso il processo di beatificazione, ma attenzione perché scritti riconosciuti dalla Chiesa è una parola abbastanza forte, perché non si parla di scritti riconosciuti dalla Chiesa, cioè allora, una persona diciamo che può vantare di avere gli scritti riconosciuti dalla Chiesa quando diventa dottore della Chiesa. E questi non è che sono tanti dentro la Chiesa cattolica, anche se ci sono certamente anche alcune sante donne, tipo Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena, eccetera, eccetera. Invece, se uno diventa già venerabile, non mi ricordo se venerabile o beato, ma credo già venerabile, beato sicuro, dovrebbe essere già venerabile, non può essere dichiarato venerabile se non si è lasciato scritto qualcosa, quello che ha lasciato scritto deve essere stato, come dire, vagliato. E quello che la Chiesa dice è che in quegli scritti non c'è niente di contrario alla fede, non che sono riconosciuti, d'accordo? Ecco, ricordiamo sempre che la Chiesa è una istituzione pubblica, per cui il compito della Chiesa è di custodire il depositum fidei, cioè la rivelazione pubblica, d'accordo? Non di, come dire, dare 10.000 placet a 10.000 rivelazioni private, che però ci sono sempre state e possono prudentemente essere fatte proprie, d'accordo? Specialmente quando non contengono nulla di contrario alla fede. Ecco, quando una persona diventa venerabile o beata, questo giudizio è fatto dalla Chiesa. Ecco, prima che una persona diventi venerabile o beata, bisogna essere prudenti perché se uno vuole, li può leggere, ma il giudizio deve essere, insomma, deve essere fatto dalla persona interessata e comprendere quando c'è qualcosa che diventa un pochettino sospetto, di fare attenzione o eventualmente di chiedere consiglio, di chiedere aiuto a un sacerdote, parlarne con qualcuno, ecco, in modo tale che non si corrano rischi o pericoli. Cristina Bianco 3 dice: buonasera padre, perché dopo la redenzione gli uomini continuano a nascere col peccato originale. Perché la redenzione come dire, ha tolto, come dire, ha dato la possibilità di togliere il peccato originale, ma non il fatto che il peccato originale sia contratto, perché quello è un qualche cosa che per farlo, Dio dovrebbe fare un miracolo continuo. Quindi cosa che non è assolutamente possibile, perché una volta sola è stato fatto questo miracolo ed è stato per togliere un membro della razza umana da questa linea velenosa che è stata la Madonna per concepire il figlio di Dio fatto carne. Il peccato originale è stato tolto da Gesù perché il battesimo lo toglie il peccato originale, non ne elimina però le conseguenze, gli effetti che vanno combattuti attraverso l'aiuto della grazia con la vita santa. E quelli ci restano come, cioè, non si possono fare i guai, cioè, il nostro Signore, è un buon educatore, quindi se tu fai un guaio, il nostro Signore ti dà la capacità e la forza e la possibilità di uscirne fuori, d'accordo? Ma non ti tira fuori come se niente fosse, ecco, perché questo non sarebbe educativo, cioè, che non è che uno può sfasciare tutto e magicamente uno prende la bacchetta magica e ricostruisce tutto quanto da zero come se niente fosse. Questo non sarebbe affatto educativo. Tu sfasci tutto, bene, ti rimbocchi le maniche, il nostro Signore ti aiuterà a ricostruire, ma tu hai sfasciato e tu ricostruisci. Ecco, perché insieme alla misericordia ricordiamo sempre che esiste anche la giustizia, insomma, no? E che l'educazione va data, insomma, a chi ne ha bisogno. E noi ne abbiamo bisogno. Gali Polizza dice: dono se i genitori battezzano il loro bambino perché si usa, ma in fondo si comportano da non credenti, il battesimo produce comunque frutti di grazia loro per il bambino? Evidentissimamente sì, perché il battesimo è un sacramento, quindi gli effetti che produce li produce ex opere operato e non certo dipendentemente dalla fede dei genitori. È evidente tuttavia che se i genitori trascureranno completamente l'educazione del figlio, il padrino e la madrina che purtroppo se ne prendono responsabilità, di fatto non hanno la possibilità di esercitare adeguatamente il loro ufficio, quindi certamente quel bambino è battezzato nel senso che gli viene tolto il peccato originale e ha infuse tutte quante le virtù teologali e l'abito della grazia santificante.
Ma è chiaro che crescendo perderà tutte queste cose, se non impara a custodirle, a coltivarle, poi a farle crescere attraverso l'uso dei sacramenti, la preghiera, la formazione. Quindi il battesimo certamente che produce i suoi effetti, ma sarà un albero che non produrrà frutti, a meno che poi crescendo sia la persona stessa come dire, a mettersi in cammino, a correre la propria formazione, eccetera. La domanda sul battesimo ai moribondi l'ho fatta in quanto Santa Faustina battezzò un'ebrea moribonda. Da questo indubbio, grazie. Io non ricordo assolutamente questo episodio e non so in quale circostanze abbia agito Santa Faustina, quindi non saprei che cosa dire, insomma. Il battesimo non può essere dato ad una persona che io sappia, che non presti il consenso a questa cosa e che non abbia la fede, insomma. Non è possibile una cosa di questo genere, assolutamente, insomma. Che io sappia, eccettuato il fatto chiaramente di un bambino, perché è chiaramente per quanto riguarda i bambini, sono i genitori, insomma, che si assumono come dire, la possibilità di donargli il dono della fede, no? Ma un bambino che certamente dipende dall'autorità dei genitori e riceve tutto dai genitori, insomma, no? Perché i genitori gli danno anche da mangiare, da bere e tante altre cose, no? Poi, Matteo Mazza, buonasera, Don Aldo, le chiedo come mai l'inferno deve essere eterno. Non che l'inferno deve essere eterno, l'inferno è eterno, d'accordo? Perché l'inferno è abitato dalle creature e angeliche pervertite che sono i demoni che non smetteranno mai di essere cattivi. Mai, perché non possono. Così come non smetterà mai di essere cattiva un'anima che muore in stato di dannazione, quindi non in grazia di Dio. Perché la morte cristallizza eternamente lo stato di volontà in cui ci si trova quando si arriva al momento della morte. Quindi l'inferno non può non essere eterno, perché quelle persone non possono cambiare e quindi saranno sempre così. Inquisitore SR Ecclesie. Inquisitore. Vabbè. Buonasera padre, come dobbiamo noi considerare il magistero di Alessandro VI o altri simili? Allora, anzitutto non bisogna giudicare né Alessandro VI né Giulio II né nessun tipo di pontefice che ci sia stato nel corso della storia della Chiesa in termini negativi, d'accordo? È possibile, certamente, per carità. E fare una valutazione oggettiva degli atti di un pontificato, delle scelte pastorali soprattutto, quindi a mio avviso è inopportuno, specialmente quando un papa è ancora in vita, renderle pubbliche queste cose qui e cominciare a fare polemiche o questioni perché non è atteggiamento consono e opportuno. È anche discutibile, insomma, che sia opportuno farlo nei confronti di un pontefice defunto. San Paolo dice fate tutto senza mormorazione e senza critiche, per cui viviamo nel tempo della critica, perché da quando che è nato Kant, che ha scritto le critiche della ragion pura, della critica della ragion pratica, la critica del giudizio, tutti criticano, d'accordo? Che questa sia una cosa buona e opportuna, ma io ho molti punti interrogativi, quindi non mi sento di dare risposte troppo definitive, ma ho molti punti interrogativi. Il magistero di un papa è sempre il magistero di un papa, d'accordo? Quindi quando è magistero, ecco, quindi il magistero dei pontefici e dei concili non si discute, d'accordo? Le scelte pastorali o disciplinari di un papa o di un concilio possono essere certamente, non sono, come dire, custodite né dal crisma dell'infallibilità né dal crisma dell'autenticità. D'accordo? E quindi della verità, perché una misura disciplinare è una misura cangiante, d'accordo? Quindi che può in un certo periodo storico sembrare più opportuno optare per una certa posizione a differenza di un altro momento, insomma, no? Ecco, però il magistero. Voglio dire, il ministero petrino non si tocca, d'accordo?
Meno si tocca, meglio è, per quanto mi riguarda. Ecco, anche dire Alessandro VI fu un peccatore, non un eretico, quindi queste cose qui sapete che poi, cioè, a mio avviso, giudicare su fatti storicamente lontani. Io adesso conosco gente che dice che Alessandro VI, tutto questa peste bubbonica, insomma, di questa leggenda nera che si tramanda, insomma, anche dai libri di storia che fanno anche una certa storiografia. Non è che sia proprio tutto oro colato, insomma, no? O le fiction, io non l'ho viste, insomma, non raccontate perché non mi vedo queste cose qui, le fiction fatte da Sky, insomma, sui Borgia, no? Quindi mi hanno raccontato delle cose che fanno inorridire, insomma, io non ho tempo da andare a perdere a guardarmi queste cose qui, no? Quindi io penso che la cosa migliore sarebbe da occuparsi molto dei peccati nostri, personali, propri, d'accordo, e della propria santificazione, di pregare poi Dio per i vivi e per i defunti, d'accordo, senza stare a troppo indulgere, a ficcanasare un pochino e a sparare giudizi e sentenze sulla vita altrui. Però questa è un'opinione mia personale, quindi certo, un'opinione mia personale che risente un pochettino di alcune ammonizioni di Gesù nel Vangelo, però non è detto che io abbia capito bene, insomma, non ho assolutamente questa pretesa. A mio avviso è meglio occuparsi, nel parlare comune si dice fatti gli affari tuoi, ecco, in senso, come dire, sconveniente ma accettabile. Poi c'è anche come dire, la declinazione assai volgare, insomma, di questa espressione, no? Ecco, se uno volesse fare una declinazione, come dire, per fare, come dire, Sant'Alfonso insegnava le parolacce cristiane, tra virgolette, no? Ecco, diceva, mannaggia i peccati tuoi, ecco, ti possono benedì, ecco, anziché, ecco, dice, queste parolacce si possono, sì, si possono dire, no? Ecco, diciamo che si potrebbe dire, facciamoci ciascuno i peccati nostri, quindi occupiamoci dei peccati nostri, non dei peccati altrui. Ecco, sarebbe, ecco, a mio avviso, una buona raccomandazione pratica, insomma, no? Sciafranco 7185 dice: Ave Maria mi è rimasta orfana quando è nata, lei ha conosciuto la mamma. Quando la spiegavano, era intatto il cadavere, cosa può significare? Io non comprendo questa domanda, vedere incorrotto il corpo mi dispiace, ma la domanda non è chiara. Tarufs dice: buonasera Don Leonardo, se tutti abbiamo la possibilità di essere salvati in punto di morte, secondo lei il pentito, sentendosi tale, può salvarsi dall'inferno riconoscendo i peccati commessi? Allora, ci sono alcune questioni che non è molto utile o opportuno farsi. Allora, il fatto che la misericordia di Dio sia costantemente alla ricerca dell'uomo e che continui a seguirlo fino all'ultimo istante, mai deve essere utilizzata, come dire, come un incentivo a peccare o a vivere lontano da lui, dicendo, vabbè, adesso chi se ne importa, tanto in punto di morte farò un atto di contrizione e mi salvo l'anima. Ecco, per questo non è assolutamente un comportamento né rispettoso nei confronti del Signore né prudente, perché poi bisogna vedere se tu lo fai quell'atto di contrizione, chi te l'assicura che lo farai. E tra l'altro non tiene conto di un'altra cosa, insomma, no? Che chi si salva in punto di morte non c'è certamente un alto grado di gloria in paradiso. E non avere un altro grado di gloria in paradiso, pur essendo in paradiso, significa godere molto meno di tutte quante le delizie e le bellezze del paradiso. Quindi ci sono tutti quanti questi punti da tenere ben presenti. Detto questo, non c'è altro da aggiungere. La Chiesa ha sempre insegnato che si salva, chi non muore in stato di nemicizia di Dio. L'immensità e la grandezza della Divina Misericordia ci consente di credere e di sperare che un sincero atto di contrizione, anche compiuto all'ultimo istante, sia sufficiente a preservare, a scampare l'anima dalla dannazione. Ecco, quindi, però, ripeto, queste cose qui, un conto sono
le cose oggettive che devono essere dette e credute. Con conto poi, capite, cioè una cosa oggettiva, poi bisogna vedere l'uso che se ne fa. Perché l'uso anche di una cosa vera e bella può essere assolutamente deformante, d'accordo? Prima qualche amico o amica ha fatto la domanda sull'eresia e l'eretico, no? Cioè, allora io l'eretico, o meglio la persona che cade in eresia, non devo usare la mia, come dire, la pienezza della verità che io, non, cioè, non, perché, chi è nella Chiesa Cattolica deve sapere che ha, perché questo è un fatto oggettivo, la pienezza della rivelazione, della verità e del bene, ma io non posso questa cosa usarla come un'arma da sbattere in faccia alle altre persone per umiliarle, mortificarle o disprezzarle o farle sentire dei deficienti, insomma, no? O non rispettarne anche i processi graduali di crescita. D'accordo? E ha voglia di dire, ma questa è la verità. Certo che questa è la verità, però bisogna vedere come la usi, sta verità, perché la verità va usata con carità, veritas in caritate, insomma, si legge nel Nuovo Testamento, no? Quindi sapere tante cose, ecco, non è ipso facto agire santamente, perché poi delle cose che sappiamo e che crediamo, pur sante in se stesse, dobbiamo farne buon uso, ecco, non farne un uso distorto, insomma, perché, ripeto, un conto è la realtà, un conto è l'uso che ne facciamo, perché quando ci mettiamo di mezzo la nostra volontà umana, tutto quanto diventa pericoloso, perché possiamo distorcere, utilizzare male anche il bene, purtroppo. Ecco, spero di essere stato chiaro. Iantorno Ernesto fa un'altra domanda. Buonasera padre, vedere film porno grafici è peccato mortale, ma questa domanda, insomma, è una domanda abbastanza retorica. Ecco, ho avuto un dibattito con una persona che afferma che non è peccato mortale, ma insomma, è evidentissimo, insomma, che questa è una cosa, cioè vedere un'immagine oggettivamente oscena e quindi oggettivamente atta a stimolare la libidine senza che ci sia una ragione, diciamo così, di oggettiva necessità, per esempio un medico che debba fare una visita a persona di sesso diverso, in quel caso, insomma, non deve essere guardata, ecco, perché cioè, la pornografia è immondizia, nel senso che è proprio degradazione, insomma, della dignità umana e anche, insomma, della sessualità umana, che è assolutamente degradata, insomma, no? Ecco, ma già un'immagine in se stessa oscena, quindi un nudo, non va guardato. Ecco, poi c'è sempre la distinzione che dice, insomma, qualche santo direttore di spirito tra il vedere e il guardare, perché Gesù nel Vangelo dice: chi guarda una donna per desiderarla ha commesso adulterio nel suo cuore. Però noi dobbiamo anche pensare che in questo mondo purtroppo siamo tutti quanti segnati dalla colpa di Adamo e di Eva, quindi è molto difficile guardare, come dire, un qualche cosa del genere, rimanendo, come dire, assolutamente neutri, freddi, come dire, distanti, e dire: ah, va bene, questa bellissima rappresentazione umana maschile o femminile è stupenda perché sembra una statua e basta, ecco, e non avere nessun tipo di altro pensiero e considerazione. Questo, ecco, sarebbe un'imprudenza, ecco, pensarlo. E quindi, insomma, su questo gli autori sono sempre stati concordi, insomma, che bisogna stare alla larga da tutto questo, no? Nome incomprensibile, mi si perdoni, perché qui sono tutte quante una serie di mi, KPLC, lo leggo, lo dico così come sta scritto. Buonasera padre, ho chiesto un sacerdote di benedirmi dei ceri, ma mi ha risposto che lui non li benedia perché c'erano già di loro una valenza. Non so cosa dire, insomma, perché io non do giudizi sull'operato dei miei confratelli, specialmente quando vengono riferiti, mi si perdoni, insomma, da terze persone. Mi sembra strano perché la benedizione è prevista dal benedizionale, sia da quello nuovo che dal rigore romanum del 62, insomma, quindi bisogna
vedere bene la situazione, cosa è successo, cosa non è successo e il contesto, insomma. Io però non amo dare giudizi sull'operato dei miei confratelli. Matteo Mazza dice: buonasera Don Leonardo, l'atto di perfetta contrizione per il dolore dei peccati deve avvenire prima che una persona muoia, oppure potrebbe venire già davanti a Dio. Tutto deve avvenire prima che ci colga sorella morte corporale, perché dopo che ci coglie sorella morte corporale, tutto ciò che è stato non può essere cambiato in nessun modo. Allora, andiamo avanti. Gesù dice: giudicate con giusto giudizio, victoria moris, ossia filtrando ogni cosa mediante la sua parola. Adesso non mi ricordo la precedenza. Spero che Vittoria Moris non stia facendo polemiche, perché non è questa la sede, no? Gesù dice di giudicare i comportamenti oggettivi, non le persone. Non so se era lei che parlava di Alessandro VI. I comportamenti oggettivi si possono qualificare come buoni o cattivi, giusti o sbagliati, le persone no, d'accordo? Perché quando Gesù dice questa frase, non giudicate secondo le apparenze, ma con giusto giudizio. Ecco, a proposito del discernimento dei segni dei tempi e di tante altre cose, quindi l'oggettività delle cose deve essere sottoposta a giudizio e a discernimento, ma l'oggettività delle cose, delle situazioni e dei comportamenti, non le circostanze soggettive delle persone, né le persone stesse. D'accordo? Perché una persona che ruba non è detto che sia un ladro, perché bisogna vedere perché ruba, da che cosa è spinto, cosa ruba. D'accordo? Ecco, spero di essere, ecco, stato chiaro. Ecco, infatti vedo che Vittorio Amoris, anche da quello che ha scritto dopo, sta facendo un pochino di polemica. Qui non si tratta di rispetto umano, d'accordo? Si tratta semplicemente di uno stile e di una carità che si deve avere comunque nei modi, insomma. Ecco, Gesù e la Madonna non erano certamente polemici e aggressivi, insomma, come stile ordinario. Dicevano quello che dovevano dire, anche la Madonna lo dice adesso in tantissime apparizioni, ma sempre con uno stile e con una forma ispirata ad un profondo rispetto, fin dove certamente è possibile, e amore della persona. Felice Papalia dice: per un uomo è possibile coprirsi il capo durante la Santa Messa per liberarsi dal freddo di una chiesa difficilmente riscaldabile? No, perché gli uomini in chiesa devono stare a capo scoperto, non coperto. Questo è quindi sopporta un pochino di fresco che non succede niente. Padre, buonasera. Vorrei fare una domanda circa il ruolo del consiglio pastorale in una comunità. Quante volte deve riunirsi? Qual è il suo potere? E può un parroco non convocarlo? Potere è una bruttissima parola, insomma, per gli ambienti di chiesa, quando Gesù ha ben spiegato che sono i capi delle nazioni che si fanno chiamare dominatori ed esercitano il potere, ma tra di noi non è così. Quindi tra di noi siamo tutti quanti servi. Il consiglio pastorale certamente è uno strumento per il servizio della comunità cristiana e per l'aiuto al parroco nell'esercizio delle sue funzioni pastorali. È un organo consultivo. Devi essere presente in una parrocchia, perché è previsto dal diritto, non c'è nessuna norma che stabilisca le cadenze, quanto deve essere convocato, quando deve essere convocato e come deve essere convocato. È evidente che spetta al prudente giudizio, discernimento del parroco valorizzare questo strumento di comunione, come la Chiesa ce lo ha consegnato, nei momenti significativi della vita di una parrocchia, di una comunità, che non sono standardizzabili, perché dipende. Io sto in una piccolissima comunità che quindi ha una vita evidentemente, come dire,
non eccessivamente impegnativa. Questa non, il consiglio pastorale di questa parrocchia non è paragonabile al consiglio pastorale di una parrocchia di 50.000 persone. Questo è evidente, questo qui, no? Come ce ne sono per esempio a Roma o nella superdiocesi di Milano, no? Ecco, quindi le cose si gestiscono secondo un buon senso, fermo restando che la disciplina canonica della Chiesa prevede l'istituzione di un consiglio pastorale nella parrocchia. Non tutte le parrocchie ce lo hanno formalmente costitutivo, infatti i vescovi sovente raccomandano la costituzione di tale organo nelle parrocchie in cui mancasse. Ecco, a volte ci sono anche delle difficoltà, come dire, non indifferenti nella costituzione, perché ci sono alcuni laici che sono molto contenti, insomma, di partecipare, di essere attivi, ma ci sono anche parrocchie dove non è molto facile coinvolgere in una partecipazione attiva ed effettiva i laici, che preferiscono più stare un po' ancora oggi, come dire, in platea, e quindi avere un ruolo maggiormente di spettatori e di ricettori piuttosto che di collaboratori e di soggetti in qualche modo corresponsabili dell'azione pastorale della Chiesa. Ioannatu Tanu scrive: lodato sempre sia Gesù e Santa Maria, vi prego una domanda. Se desidero ardentemente vivere nella divina volontà e cado in vari peccati di gola, guardo il TV e vedo istantaneamente varie miserie, allora, questa è una domanda personale, ve lo dico subito, è una domanda personale e un pochino tecnica. Già altre volte ho detto che di non utilizzare questo spazio per parlare di argomenti, diciamo, tecnici come quelli della Divina Volontà, di cui ne parlo già molto diffusamente in tanti interventi e catechesi. Ecco, poi questa è una domanda personale che non è il caso, ecco, di rivolgere in pubblico. C'è la mia mail per scrivere queste cose e ci sono sul mio sito anche un recapito di telefonico dove posso essere contattato per queste cose. Salto alcune, ecco, diatribe che stanno facendo alcuni amici personali. Va bene le richieste di preghiere, d'accordo. Riccardo Ghilardi, buonasera Don Leonardo, potrebbe suggerire quali preghiere si possono recitare dopo la Santa Messa come ringraziamento? Ma io ho fatto un opuscoletto qui perché qualcuno me l'ha chiesto, insomma, le preghiere da recitare. La cosa migliore in quei momenti è parlare a cuore con Gesù. E se non ci si riesce o non ci si è abituati o non si è ancora interiorizzato questo dono, si possono utilizzare varie preghiere. Adesso è difficile dirle tutte quante, insomma, c'è l'anima di Cristo di Sant'Ignazio, c'è la preghiera di Sant'Ambrogio, di San Tommaso, di San Bonaventura, i salmi, la preghiera, non mi ricordo come si chiama il Papa che ci sta nella formula di Dini. Comunque su internet, se uno cerca ringraziamento alla Santa Messa, trova sufficienti preghiere vocali da poter fare come ringraziamento alla Santa Comunione. Serena Manino 76, padre, rispetto a quando sono andati in onda le prime puntate, Leonardo risponde: lei è più o di meno interessato di prima? Ma questa è una domanda un pochino personale, ma io non è che sono tanto interessato, nel senso che ho fatto questa cosa perché mi sono arrivate delle sollecitazioni da parte di persone che desideravano, diciamo, interloquire e porre delle domande. E qui si fa in diretta, tramite video. Qualche volta l'ho fatto sul mio gruppo di amici su Facebook, però certamente su Facebook mi arrivavano 400 domande, insomma, che veramente io non ce la faccio proprio perché scrivere 400 risposte è una cosa molto molto impegnativa, per cui questo spazio è un pochino più diretto e immediato. Dashuri Anuk Shuket Kurre, salve Leonardo, una battezzata nella Chiesa Cattolica, sposata con un musulmano, dovendo così convertirsi all'Islam e poi si pente.
Può fare la confessione normalmente come deve? Cioè, assolutamente no, perché se una persona ha abbandonato la fede e è passata all'Islam, cioè, ha apostatato, quindi non si tratta di confessione normale, ma c'è una procedura di riammissione nella Chiesa Cattolica, seguita dalle competenti autorità che deve essere fatta. Devo salutare perché mancano 10 secondi al termine del tempo che Instagram ci concede, la mia benedizione. Alla prossima settimana, Ave Maria.